No, ma la donna non è le linee guida di questo evento di stamani, di questa nostra proposta di master di secondo livello e di questa collaborazione inedita nel mezzogiorno del paese fra reti di terzo settore e mondo accademico. Un master di secondo livello dura un anno, ma noi non vogliamo semplicemente interpretare una vicenda accademica, è vero, concetto. Noi vogliamo mettere su un'agorà culturale, un'agorà economica, in cui i giovani, gli studenti che frequentano anche il vostro mondo accademico vengono a vedere le imprese, in cui il collegamento, formazione, lavoro sia una cosa viva, che stia sui piedi, sulle tavole. Noi non siamo qui a dire facciamo un master per manager di imprese agrosociali e di reti territoriali perché vogliamo costruire, diciamo, opportunità di formazione e di lavoro per i giovani. Non diciamo vogliamo costruire per il futuro. Noi veniamo da questo lavoro per i giovani, noi veniamo dai fatti. Noi abbiamo prima promosso, inventato e stiamo facendo vivere le fattorie sociali del nostro territorio. Cioè, per avviare questo rapporto di collaborazione con Mediterraneo Sociale, che è una rete di operatori del terzo settore, che perseguono obiettivi e valori economici, sociali, territoriali e civili di grande interesse per noi. Noi ci occupiamo di responsabilità sociale e questo ci ha consentito di trovare dei filoni di attività in comune. Oggi firmeremo una convenzione per realizzare insieme un master per manager di imprese agrosociali e di reti territoriali, vale a dire un master per formare figure professionali capaci di gestire i soggetti del terzo settore, perché è vero che sono non profit, ma devono in ogni modo avere una loro economicità e quindi devono essere in grado di creare valore economico, sociale, valore civile, per una crescita sostenibile dei territori. E questo è un obiettivo comune che perseguiremo insieme. Da 4 anni noi abbiamo questo progetto di inclusione sociale presso la fattoria sociale Isca delle Donne, e saluto il Presidente Fandelli, dove si sta realizzando anche il parco etologico. Come comune, come amministrazione comunale, finanziamo 15 borse lavoro più la formazione. Questo già da 4 anni, noi abbiamo interventi specifici in bilancio. Noi abbiamo un intervento specifico che dice inclusione, reinclusione sociale, attività di formazione. Voglio dire, per noi è veramente un motivo di orgoglio per l'amministrazione che rappresento, anche perché mentre tutti hanno deriso questa iniziativa dai primi tempi, il professore, lei può immaginare che cosa significa inclusione, che cosa non significa, che cos'è la reinclusione, però oggi ci sono delle testimonianze concrete, ci sono giovani che si sono reintrodotti nella società in maniera dignitosa. Sei lungo, togli il microfono. No, forse in là. La mano. Questa mano è la mano. Io credo che questa iniziativa di stamattina per l'istituzione di questo master di secondo livello, considerate le tematiche di cui si occupa questo master per la preparazione di giovani nelle reti, nella realizzazione di reti di interesse sociale oltre che economico, rappresenti un grosso passo in avanti per la valorizzazione dei nostri territori e per taluni settori che per la verità in passato sono stati un po' dimenticati.